Buongiorno belli, bentornati nel mio canale, io sono Amalia e oggi invece voglio condividere con voi un bel siero super mega idratante per i capelli ricci. Allora, prima di tutto cominciamo con la mia adorata vasellina. Come sapete io la vasellina la uso tantissimo per i capelli ricci e ultimamente sto usando praticamente un barattolino al mese, solo per capelli, labbra, per i piedi. Io ho la pelle molto secca, scripolata, aggiungo questo per il mantenimento dei capelli ricci, per l'idratazione, sempre la vasellina. Allora, ho messo un cucchiaio grande di vasellina, ho aggiunto il gel di semi di lino, che io lo preparo una volta ogni tanto e li congelo, così ce li ho pronti, che lo uso sia per i capelli che per il viso, e aggiungo 2 cubetti di latte di cocco. Anche quello io compro il barattolo, lo congelo e lo metto a cubetti nel congelatore, perché così lo uso anche questo sia per i capelli sia per il viso. Lascio sciogliere tutto l'insieme, sarebbe meglio che lo lasciate sciogliere insieme, nel senso al naturale, poi riscaldate un po', perché così fate sciogliere anche la vasellina. Però io non ho abbastanza tempo, quindi ho detto vabbè, li facciamo sciogliere. È pronta, viene proprio liquido, abbastanza liquido questo siero. Ho lavato i capelli e vado ad applicarli. Ho lavato i capelli, ho messo il Crazy Color per dare un tocco di colore ai capelli, perché sono diventati sbiaditi e sto pensando di farli rossi, ma nello stesso momento mi piace il colore mio naturale e non voglio neanche sforzare tantissimo i capelli. I miei ricci sono diventati stupendi e quindi non, per il momento non me la sento di colorarli, anche se sto pensando di applicare il henné per dare un po' di colore. Questa cosa qua ci sto pensando da qualche giorno, se trovo la tonalità giusta e l'henné più naturale probabilmente vi farò il video, se lo farò. Adesso vado col styling, questa volta uso il pettine Denmon. E pettino, li passo al bordo e poi li scrollo. Io uso tantissimo sia il pettine Denmon sia il pettine marocchino. Io sotto la doccia, quando pettino i capelli, uso solamente il pettine marocchino, e a volte se ho fretta lo uso per il styling, perché mi dà una definizione buonissima, bellissima e con meno fatica. Dipende dal risultato che volete, dipende dalla duratura dei ricci che volete, perché ovviamente se volete che avete una uscita, però per forza dovete lavarvi i capelli e uscire, io vi consiglio il pettine parrucchino perché vi dà un risultato spettacolare. Ovviamente anche dipende dai prodotti che utilizzate, ma i capelli vi durano 2-3 giorni. Ma invece se volete un risultato duraturo, che io ve lo consiglio più d'inverno, perché i capelli non li laviamo ogni 2 giorni e quindi ci durano di più, allora facciamo un styling più accurato, più lungo, più definito. Adesso che comincia il caldo, cominciamo a lavare i capelli ogni 2 giorni, perché comunque fa caldo, sudiamo, o andiamo al mare, lo che sia. Io la definizione la faccio solo se ho qualche evento un po' particolare oppure ho tempo a disposizione, se no pettine marocchino o anche il Denmon, che lo passo solamente sul bordo e in 10-15 minuti il styling ce l'ho. Adesso, dopo che ho fatto un po' di crunch ai capelli, vado col Rock and Roll per separare le ciocche, perché più le ciocche sono separate più volume avremo sui nostri capelli. E comunque io sempre tocco i capelli, tocco con le mani, dove vedo un punto che sia un po' secco lo ribagno, lo ripasso un'altra volta col pettine. Sempre ho fatto così, perché noi non vi diamo dietro, cioè sapendo che fai da te, non vediamo, non sappiamo se siamo arrivate a tutte le ciocche o meno. Toccando con le mani ci dirigiamo più o meno dove manca idratazione, poi soprattutto i capelli ricci, se non sono ben idratati, si vede. Sono appena tornata dalla passeggiata, sono data un po' di colore e vado a separare i ricci per dare più volume.
Guardate che bei ricci. Non so se riuscite a vederli bene. Ai, non mi piace qua. Così. Dietro. Non mi piace un pochettino qua, ma com'è rimasta? Belli, 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 a parte questa parte. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, grazie per le persone che mi seguono, le persone che si iscrivono. Se avete qualche richiesta, informazione, ben venga. E mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook. E se volete farmi delle domande un po' particolari, un po' più dirette o un po' più private, vi consiglio di scrivermi su Instagram. Quando posso rispondo sempre. Gente, alla prossima e buona domenica a tutti!